Allora, divertiamoci un po' con la creazione di immagini. Utilizzeremo in questa sessione ChatGPT, in particolare la versione GPT-4o, che però dovrebbe essere stata rilasciata in maniera gratuita a tutti, quindi dovreste poterlo utilizzare anche senza nessun abbonamento. Allora, come funziona? Cos'è questa creazione di immagini? Velocemente, si chiama text to image, cioè nel senso che è come se avessimo una persona, un grafico, che a partire dal testo che gli specifichiamo, ossia da cosa gli diciamo esattamente, lui ci genera un'immagine. Può generare qualsiasi tipologia di immagine, e non solo, gli possiamo specificare qualsiasi cosa, perché tramite prompt, quindi tramite testo, possiamo dire qualsiasi cosa, ad esempio non solo l'immagine, anche le caratteristiche del formato, ad esempio la dimensione, la lunghezza, la larghezza, cosa deve avere esattamente, come deve essere fatta esattamente, quali particolari deve avere. Quindi è una cosa potentissima, ovviamente. È come se avessimo un grafico a disposizione nostra che ci fa qualsiasi cosa gli chiediamo. Ok, detto ciò, proviamo, facciamo qualche prova. Si può provare, si può utilizzare concretamente in qualsiasi contesto praticamente, nel contesto, non so, di un'azienda, di una scuola, per fare una brochure, per fare un logo, per fare una copertina. Per un libro, per un video, qualsiasi cosa ci venga in mente, possiamo chiedere di farla. Ok, quindi facciamo qualche esempio. Allora, facciamo un primo esempio di uno sfondo di una brochure, per un'azienda di vendita di profumi, ad esempio. Allora, gli chiedo proprio, genera un'immagine che rappresenti uno sfondo di una brochure. Per un negozio di vendita di profumi. Allora, a questo punto lui capisce che deve generare l'immagine. E si articola meglio, si dettaglia meglio cosa fare. Visto che noi non abbiamo specificato tutto, lui crea delle possibilità, ossia si genera da solo i dettagli. E quindi, se poi a noi ci vanno bene, lui, per esempio, ha dettagliato che la scena è caratterizzata da tonalità ricche e sofisticate come viola scuro, l'oro e il nero e tante altre cose. Quindi tutte queste cose qua sono cose generiche per quello che gli abbiamo chiesto. E l'ha fatto lui, quindi ci ha aiutato in questo compito. Poi ci ha generato ovviamente l'immagine. Questa è l'immagine che ci ha generato. Se ci va bene la teniamo, altrimenti se qualche dettaglio non ci va bene glielo scriviamo e lui ce la modifica, ad esempio. Per esempio, vedo che forse ci sono un po' troppi boccettini di profumo, gli dico, puoi ridurre il numero di boccettini di profumo nell'immagine. Allora facciamo così, va bene, ma puoi ridurre il numero di oppure non so, uno sfondo più chiaro, possiamo chiedere qualsiasi cosa e lui generalmente le fa, capisce bene, a volte non riesce a farlo, non capisce bene quello che abbiamo chiesto, magari bisogna chiederlo in maniera diversa, bisogna fare altre cose. Ok, ci ha cambiato l'immagine, forse c'è qualche boccettina di profumo in meno, però diciamo non è che ha fatto un grande lavoro.
In ogni caso possiamo continuare a chiedere, per esempio chiediamo un'altra modifica, cliccando sull'immagine come vedete ci porta nella scheda di modifica. Oltre a modificare diciamo nel complesso l'immagine, ad esempio chiediamogli un'altra cosa, cambia lo sfondo in uno più chiaro. Questa è una richiesta più comprensibile secondo me, quindi magari ce la fa più facilmente questa, ce l'esegue più facilmente questa richiesta. Vediamo un poco, dopodiché gli chiediamo qualche altra modifica più mirata. Ok, lo sfondo più chiaro ce l'ha fatto per bene. Ora per esempio facciamo un'ultima prova, questa volta però utilizzo il selettore, cioè premo sul selettore e mi compare un cerchietto. Questo cerchietto lo posso posizionare dove voglio io, in modo tale da cambiare soltanto quell'area. Per esempio, facciamolo un poco più grande e seleziono tutta quest'area qua dove c'è questa boccettina di profumo. E dico, cambia questa boccettina in una colore oro, un'altra cosa, colore oro. Vediamo se ce la fa. Non è detto che riesca a capire esattamente quello che vogliamo, però generalmente lo capisce, non solo si attiene pure alla selezione, a quello che abbiamo selezionato. È ovvio che poi queste immagini uno le può scaricare e magari se le modifica in un programma ci mette delle scritte in un altro software, ad esempio in Canva, in Paint 3D, qualsiasi software che si utilizza per modificare le immagini, però diciamo la base e non solo la base già ci sono. Ok, me l'ha cambiato, non c'è più quella boccettina che c'era in precedenza e mi ha messo qualcosa di effettivamente che somiglia a qualcosa di dorato. Ok, vedete, questa era quella di prima e questa è quella attuale. Ok, ci va bene così, questa è la nostra bella brochure per il negozio dei profumi. Facciamo un altro esempio, abbiamo un partito politico, un esempio così. E vogliamo creare un logo per il nostro partito. Ok, allora diciamogli proprio creami l'immagine di un logo per un partito politico in cui c'è la scritta il mio partito, all'interno. Ok, diciamo solo questo, vediamo lui come la dettaglia, forma e colori, se lo sta ipotizzando tutto lui questo, linee pulite con forme geometriche semplici, tipografia, un carattere moderno e chiaro, elementi grafici, aggiungere un elemento che simboleggi unità, progresso, innovazione. Ok, diciamogli un'ultima cosa, va quasi tutto bene, però devi inserire nel logo delle spighe di grano e deve essere di forma circolare il logo. Ok, andiamo avanti. Vediamo se forma circolare, colori, verde, bianco, rosso, ok, va bene, tipografia, elementi grafici, spighe di grano per simbolizzare prosperità e crescita, ok, genera. Va bene la dimensione anche, quindi anche il formato, vediamo
Possiamo chiedere anche il formato, ad esempio se è una copertina, farlo orizzontale, se è una copertina di un video, se è una copertina di un libro, farlo in verticale e così via. Ok, il mio partito. Non mi piacciono per esempio i colori bianco, rosso e verde all'interno. Allora, diciamoglielo, però clicchiamo proprio sull'immagine. Cambia i colori all'interno e fallo più realistico. Inoltre, le spighe devono coprire una parte maggiore del logo e devono essere metà color oro e metà argento. Ok, andiamo a vedere se cosa ci fa, se ho scritto qualcosa di buono. Ovviamente si può riprovare anche dall'inizio se non ci piace proprio, per non, diciamo, però si può insomma anche cambiare al volo. Ok, questo è un possibile simbolo, proviamoglielo a chiedere di nuovo dall'inizio. Di fare un altro logo. Crea un'immagine che rappresenti un logo per un partito politico in cui ci sono delle spighe di grano all'interno. Quindi adesso già parte con le spighe di grano, probabilmente non mi fa il centro bianco, rosso e verde. Al centro volevo queste spighe di grano, quindi lo volevo fatto un po' diverso. E sempre all'interno ci deve essere la scritta il mio partito. Vediamo un po' se adesso lo fa in maniera diversa. Adesso lo rifà da capo, quindi si è generato un suo prompt nu completamente nuovo e sta creando il nuovo logo. Ok, l'unica cosa è che il logo deve essere di forma circolare. Il logo deve essere di forma circolare. Ok, questo dovrebbe farlo velocemente. Dopodiché, come ultima cosa, gli chiediamo il colore delle spighe, che deve essere metà argentato e metà color oro. Ok, adesso è più simile a quello che volevo. L'ultima cosa. Va bene, ma il colore delle spighe di grano deve essere metà oro e metà argento. Ok, vediamo. L'ultima cosa con il logo del partito, poi facciamo un'ultima prova, facciamo una prova per una copertina di un libro ad esempio o di un video. Ok, questo già è un logo più carino, poi ovviamente come vi dicevo uno lo può scaricare, lo apre con un altro programma e si modifica la script, si modifica qualcosa, quello che si vuole.
Ultimo esempio, proviamo una copertina di un libro, ad esempio, un libro di un romanzo western. Mi generi un'immagine per una copertina di un romanzo western. Vediamo come dettaglia la cosa. Scena principale, Far West, cielo azzurro, cowboy, ok, una donna accanto a lui, tutti i dettagli che possono andarci bene o no, quindi se non ci vanno bene cambiamo tutto, ci prendiamo per esempio questa descrizione, la cambiamo e gliela diamo in un'altra chat e lui ci genera con tutti i dettagli che vogliamo noi effettivamente. Con questi dettagli procedo a generare l'immagine. Poiché non sono riuscito a generare, automaticamente fornirò una descrizione dettagliata. Ok. Non so perché dice che non è riuscito. Ok, genera l'immagine. Vediamo se ci riesce adesso. Magari c'è stato un piccolo problemino col server, qualcosa del genere. Ok, sta generando. Ecco qua la nostra copertina del libro western. Ovviamente diciamogli che deve essere la copertina di un libro, quindi deve essere un formato verticale. Il formato però deve essere quello di una copertina di libro. Quindi mi sembrava che non fosse, fosse più un formato per una copertina di un video, per esempio, perché era orizzontale. Quindi facciamoglielo fare più, vediamo se lo fa, se lo capisce che deve farlo verticale. Altrimenti glielo si dice chiaramente farlo verticale. Eccolo qua, l'ha fatto molto bene. Le scritte ovviamente vanno poi tutte cambiate, però per esempio facciamogli eliminare qualche scritta. Non so, dico questa scritta qua non mi piace, elimina questa scritta questa, ho sbagliato a scrivere, vabbè, vediamo se l'ha capito. Se ha capito, elimina scritta questa, ovviamente non lo trova, però vediamo se è anche bravo a ricostruire le parole. Ok, questa è l'ultima prova che facciamo. In genere lo fa, adesso non lo so se non ho scritto bene, quindi, però l'ha fatto, ok, quindi ha eliminato la scritta. E questa è la nostra base per la copertina. Ok, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi per ulteriori contenuti in merito. Grazie.